Partenza anticipata questa mattina per il Pescara alla volta di Parma, dove domani al Tardini i biancazzurri di Zeman se la vedranno con l'11 di un pescarese doc, quale Roberto D'Aversa. Nel pomeriggio la seduta di rifinitura, come previsto, non fa parte della spedizione ducale Cesare Bovo, fuori causa per una contusione al ginocchio riportata col Cittadella. Restano fuori dalla lista anche Latelat, non ancora pronto per Zeman, Campagnaro e Proietti. Convocazione per il gioiellino uruguaiano Elisalde. Dopo la partitaccia col Cittadella, l'obiettivo di domani è chiaro. Abbiamo fatto una partita che non è nelle nostre corde, che non si deve ripetere assolutamente. Dobbiamo voltare pagina però. Contro il Parma sarà una bella trasferta e dobbiamo andare lì per vincere. Sul fronte formazione davanti a Pigliaceli tocca la coppia delle prime giornate, coda per rotta. Sulle corsie esterne Balzano minaccia Zampano e Mazzotta, va verso la conferma il centrocampo con Brugman, Canutè e Koulibaly. Palazzi non ha i 90 minuti e potrà essere utile uscendo dalla panchina. Novità potrebbero giungere dall'attacco, con Capone pronto a riprendersi la fascia mancina dopo le ottime prove in Under 19. Ballottaggi per le altre maglie, con alte possibilità per Mancuso e Ganz di strappare una maglia da titolare a Del Sole e Pettinari. Se fosse, Zeman stravolgerebbe almeno metà squadra rispetto a domenica scorsa, lui che non ama cambiare tanto, ma il Pescara è ancora una sorta di cantiere, col boemo che, pur non dicendosi preoccupato perché c'è tempo, non riesce a dare la sua impronta alla squadra. Roberto D'Aversa, finora da allenatore avversario, ha gioito molto poco con il Delfino. Nel 2014 un gol di Melchiorri all'ultimo attacco negò al tecnico pescarese la vittoria sui biancazzurri, mentre nella gara di ritorno al Biondi finì 0-1 con gol di Bjarnason. Nel dicembre 2015 altro dispiacere per D'Aversa, il Pescara di Oddo passa nell'impianto frentano per 1-2 al Tardini. 7 precedenti tra le due squadre con 4 vittorie ducali, un pareggio e 2 successi biancazzurri, l'ultimo a gennaio 87 nell'anno della prima promozione di Galeone, 1-2 con le reti di Rebonato e Pagano. L'anno dopo Zeman avrebbe allenato il Parma del dopo Sacchi, brutta parentesi, appena 7 partite, poi l'esonero.